Per fare il sacchetto parto da un pezzo di carta da 21 x 27,5 cm. In realtà la misura poi la decidiamo noi in base alle nostre esigenze. Io in questo caso sto usando della carta da regalo, quindi l'importante è che sia carta un po' spessa per evitare che si rompa quando facciamo le cordonature o quando facciamo le pieghe. Intanto ruotiamo in verticale la carta e facciamo una prima cordonatura a 2 cm dal bordo. Ruotiamo di nuovo la carta e facciamo 3 cordonature a 1,5 cm di distanza, a 3 e a 4,5. Ora saltiamo 10 cm, quindi da 4,5 passiamo a 14,5 e facciamo altre 3 cordonature a distanza di 1,5 cm, quindi 14,5, 16 e 17,5. Ora dalla cordonatura del fondo dobbiamo tagliare tutto quello che non ci serve. Intanto tracciamo una linea di taglio circa 45 gradi sull'ultima aletta in fondo e poi dobbiamo tagliare le due cordonature, dobbiamo tagliare anche il fondo in diagonale e poi dobbiamo tagliare fino in fondo. A questo punto possiamo piegare la carta. Pieghiamo il fondo verso l'alto, pieghiamo a soffietto le cordonature da 1,5 cm e ripetiamo anche dalla parte opposta. Ora su questa aletta, che è quella con il taglio in diagonale, e su questa dobbiamo mettere la colla per appunto incollare e chiudere il sacchetto. E veramente in pochi minuti il sacchettino è pronto. Il sacchetto spessorato partiamo da un pezzo di carta da 27,5 x 21. Questa è carta da regalo. Giriamo in verticale la carta e facciamo 2 cordonature a 1,5 cm, quindi 19,5 e 18. Giriamo la carta in orizzontale e facciamo a partire da destra 3 cordonature a 1,5 cm, quindi 1,5, 3 e 4,5. Saltiamo 10 cm, facciamo ancora 3 cordonature a 1,5 cm, quindi 14,5, 16, 17,5. Ora giriamo il foglio per segnare le linee di taglio. Partiamo da sinistra e tagliamo ad angolo per formare l'aletta. Qui scendiamo formando un angolo, fermandoci però alla cordonatura centrale. Formiamo un altro angolo, anche in questo caso formiamo l'angolo fermandoci alla cordonatura centrale. Tutto questo pezzo andrà tagliato, angolo, angolo, angolo e tagliamo circa 45 gradi l'ultima cordonatura perché formerà l'aletta che ci servirà per incollare. Tagliamo le parti di fondo che non ci servono. E ora possiamo iniziare a fare le pieghe. Ora sulla cordonatura centrale, partendo dalla cordonatura orizzontale, misuriamo 1,5 cm, che è la stessa misura del fondo e delle cordonature. Facciamolo sia per questa che per quella dall'altra parte. Ora facciamo delle cordonature a mano formando un angolo di 90 gradi. A questo punto pieghiamo formando i soffietti.
formiamo anche l'angolino del soffietto aiutandoci con le cordonature ad angolo che abbiamo fatto prima. Quindi al centro del soffietto dovrà venire una piega di questo tipo. Anche qua formiamo l'angolino. A questo punto possiamo procedere a incollare.